Parla di 13 anni e 2 mesi di reclusione, la sentenza in primo grado per Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace, accusato di associazione a delinquere, truffa, concussione, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Un giudizio che mi lascia esterrefatto, ha detto De Magistris, che lo ha candidato tra le sue fila alle elezioni regionali in Calabria. Le sentenze si rispettano, ma si criticano. Sono sicuro che alla fine Lucano sarà assolto. Aspettiamo le motivazioni, sono convinto che alla fine, dopo questo calvario, Lucano sarà assolto, ma per quanto mi riguarda non è una sentenza che mi fa cambiare opinione. Quando l'abbiamo candidato consapevole che lui è un uomo giusto, un uomo della fratellanza universale, un uomo buono, ha potuto pure fare qualche errore e qualche irregolarità, ma in una regione in cui si fa fatica a trovare condannati per corruzione, dove la borghesia mafiosa si è mangiata l'intera quantità di denaro pubblico che serviva per ospedali, per l'acqua, per i rifiuti, per il lavoro, vedere una condanna a 13 anni per Mimmo Lucano, devo dire, ci dà la cifra di quanto ancora dobbiamo mettercela tutta per vincere, altrimenti veramente sarà un disastro. Che effetto fa questa sentenza a pochi giorni dal voto? Ci dà una grande carica per fare gli ultimi 100 passi per la vittoria.